Foundation è un'associazione no profit che si occupa del recupero e soccorso delle tartarughe marine nelle acque dell'arcipelago eoliano e poi di diversi progetti di ricerca sulle popolazioni di cetacei e tartarughe marine proprio che vivono in queste acque. Le isole Eolie sono un'importante area di alimentazione e svernamento per la tartaruga marina comune, la caretta caretta, che durante le sue rotte migratorie nel Mediterraneo attraversa queste acque nutrendosi di organismi planctonici come meduse, cirripe di lepadi, ma anche di crostacei, alghe e molluschi. Purtroppo questi animali, che sono specie protette, vanno anche incontro a diverse minacce di natura antropica. I ami per la pesca del tonno e del pesce spada, i cosiddetti palangari pelagici, che sono degli attrezzi da pesca costituiti da lunghe lenze con migliaia di ami ai quali viene innescata un'esca, solitamente uno sgombro, un calamaro. Le tartarughe marine sono ghiotti dell'esca e l'amo nell'ingestione viene conficcato purtroppo nell'esofago, nello stomaco o nell'intestino. Un'altra minaccia è l'ingestione accidentale di materiale plastico che viene scambiato dalle tartarughe marine come fonte di cibo e l'intrappolamento accidentale in oggetti galleggianti di plastica o addirittura in reti abbandonate, attrezzi da pesca abbandonati, che comunque sono sempre costituiti di materiali plastici. Un altro problema è la collisione con imbarcazioni ad alta velocità durante soprattutto il periodo estivo. E quindi recuperiamo animali che hanno ferite agli arti, al carapace, alla testa. Quando una tartaruga viene recuperata in stato di difficoltà, viene trasferita nel centro di primo soccorso Tartarughe Marine di Filicudi, dove verrà mantenuta e curata in delle vasche di degenza. Lavoriamo a vari progetti di ricerca in collaborazione con enti scientifici e quindi analizziamo campioni come alghe e parassiti sul carapace, feci per analizzare le plastiche appunto ingerite dall'animale e soprattutto analisi anche di sangue e tessuto per valutare gli effetti tossicologici che inquinanti e microplastiche hanno sull'animale. Quando la tartaruga marina in stato di difficoltà arriva presso il nostro centro di primo soccorso viene effettuata una prima diagnosi e prelevate misure quali lunghezza del carapace, peso dell'animale e ovviamente andremo a valutare la presenza di corpi estranei all'interno dell'animale con metal detector, in particolare la presenza di ami di palangaro. Come riconoscere se una tartaruga marina è in difficoltà? Sicuramente avvicinandosi molto piano con l'imbarcazione all'animale sulla superficie dell'acqua e se ci accorgiamo che l'animale ha evidenze di lenze che escono dalla bocca o dalla cloaca, ha un assetto sbilanciato sulla superficie dell'acqua, ha una presenza massiccia di alghe e parassiti sul carapace e soprattutto anche una difficoltà nel nuoto e nell'immersione, probabilmente la tartaruga marina ha un problema. Quindi è necessario recuperarla sull'imbarcazione per trasportarla presso il pronto soccorso tartarughe marine di Filicudi. Chiunque trovi una tartaruga marina in difficoltà può avvicinarsi lentamente all'animale, afferrarlo dalla parte anteriore e posteriore del carapace e posizionandolo in una zona fresca dell'imbarcazione, in una vasca, possibilmente in una vasca senza acqua, con un panno bagnato che ricopre interamente il carapace, facendo attenzione a non usare